uno degli alimenti più consumati al mondo. Ogni anno ne vengono mangiate ben 100 milioni di tonnellate. È la banana, dalla polpa dolce e morbida, uno dei frutti più amati da grandi e piccini. L'80% della produzione proviene dall'America Latina e Centrale, anche se va agli Stati Uniti il primato del consumo. Tocca sana per l'ipertensione e per l'ulcera, le banane stimolano l'ormone del buon umore e facilitano il regolare ciclo sonno-veglia. È una pianta da cui non si butta via nulla. Le foglie possono essere usate come contenitori ecocompatibili o come materiale da imballaggio. La buccia è in grado di rimuovere le macchie di inchiostro, lenire le punture degli insetti, sbiancare i denti e cicatrizzare le ferite. Una curiosità, le banane sono lievemente radioattive, tanto che gli scienziati le utilizzano come unità di comparazione. Un'ora in aereo equivale alle radiazioni di 50 banane e una mammografia a quella di 4.000 banane. Conosciuto da svariate migliaia di anni, pare che fosse già familiare agli uomini del Paleolitico. È un piccolo e delizioso frutto di bosco dal colore rosso e dal sapore dolce e acidulo, il lampone. Le leggende dell'antica Grecia narrano che Afrodite raccogliesse questi succosi frutti sul monte Ida nell'isola di Creta, e da qui deriva il nome scientifico, Rubus Idaeus, ovvero rovo del monte Ida. Utilizzato soprattutto per la preparazione di marmellate, macedonie, crostate, gelati, yogurt e granite, ma anche come guarnizione a causa della sua forma accattivante e gentile che ricorda un piccolo cuore. Il lampone è astringente, antinfiammatorio, depurativo e diuretico. I frutti vanno raccolti solo quando sono pronti da gustare, perché una volta staccati dalla pianta non maturano più. Sono però facilmente deteriorabili. È consigliabile conservarli in frigo e consumarli entro pochi giorni.